la signora delle carrure. Questo nome come ti è venuto? Presente. Allora, questo nome devo dire che ha un'origine un po' passata, che appartiene un po' alla mia vita passata. Quando ho cominciato a pensare a questo progetto, lavoravo in una grande azienda, per una scrivania tutto il giorno, e io raccontavo che avevo in mente di fare questa cosa, era un sogno che avevo nella testa. E allora i miei amici venivano in giro e dicevano: ah, mi chiameremo la signora delle carrube. Ed è nato. Quindi l'idea delle carrube non lo sapevi cosa volevi fare. Esatto, io non avevo ancora un'idea precisa. Poi è sempre un work in progress, tutto un cantiere aperto, no? Anche questo progetto è tutto un cantiere aperto, però almeno qualche pezzetto l'abbiamo messo. Però sappiamo anche lui. Lui che è Claudio. Claudio, sono il socio, nonché compagno. Sì, partner. Presente anche tu. Io sono Luciana Cipriani, sono la fondatrice di Natura Umana. 5 anni fa hai cominciato a mettere insieme le idee a livello operativo, ma quindi anche a livello di laboratorio, di sperimentazione e di analisi. Ma sul mercato siete da? Siamo sul mercato da gennaio 2022. Una fantastica notizia. Che adesso noi, essendo del giro vegano fruttariano e ecologici fruttariani, il prodotto 100% fruttariano si chiama Mumu, con l'accento sulla U. 100% carruba, cioè qua c'è scritto acqua e carruba, ma in realtà sappiamo che quel poco di acqua che usate in realtà poi va via, e quindi parliamo di un prodotto che è 100% carruba, ma non cotta. Esatto. Spiegaci questa cosa, perché è il primo prodotto al mondo con le carrube che non viene cotto. È vero, lo possiamo dire, il primo prodotto al mondo che non viene cotto, perché io e Claudio, che comunque siamo molto curiosi anche quando viaggiamo, quindi abbiamo comprato, assaggiato altri prodotti anche per capire come noi ci differenziamo. In Portogallo, quindi in Portogallo, perché abbiamo avuto la fortuna di andare in Portogallo, quindi vivevano lì, terra di carrube, abbiamo scoperto che essere un posto bellissimo, ha anche tante carrube, ma anche lì vendono questo sciroppo di carruba che utilizzano tantissimo, ma è cotto. Ora è un buonissimo prodotto, no? Non solo che è pastorizzato, loro lo cuociono un po' come si fa. Ah, sì, perché la pastorizzazione è successivamente. Sì, però una volta che cuoci, magari non è neanche bisogno di pastorizzare, perché nella cottura è già fatto la pastorizzazione. Parliamo di della 90 grammi. Sì, 110, non so per quanto tempo poi lo fanno bollire, però la carruba, oltre a cambiare la sua struttura chimica, cambia il sapore, quindi non riconosci più la carruba, questo alimento. Sì, va bene, le vitamine le perdi, gli antiossidanti li perdi, c'è cioè la reazione di Maillard, quindi gli zuccheri si sono imbruniti e caramellizzati. Si sono caramellizzati. E quindi sono cancerogeni. Se lo tostano anche, non so se quando viene fatto lo sciroppo viene tostato, non conosco bene il loro processo, ma sicuramente viene cotto. E la carruba, quando viene cotta, sa, l'invito ad assaggiarla, sa di liquirizia. Sì, cioè, no? Viene alterato anche, vengono alterate proprio le proprietà organolettiche. Invece in questo caso per noi era fondamentale che la carruba venisse espressa nella sua autenticità. E quindi ci seguono anche i cronisti, no? Che sono quelli che mangiano solo cose crude. Possiamo dire che questo è crudo? No, assolutamente è crudo, nel senso che la carruba viene lavata, viene igienizzata, perché noi ci teniamo tantissimo che siamo dei malati della pulizia, sanificazione degli ambienti, della carruba, perché la carruba non si raccoglie sull'albero, si raccoglie per terra, perché si raccoglie dopo che la pianta è arrivata al massimo della maturazione, il frutto cade naturalmente per terra, quindi si raccoglie sotto l'albero. Dal momento che cade sul terreno, ci sono tantissimi contaminanti sul terreno, quindi viene fatto un grande lavoro di pulizia, anche perché noi non mettiamo né conservanti e nemmeno sostanze chimiche. Adesso prendiamo questo argomento qua per capire un attimo la conservazione, però dato che le prese in mano, vuoi scherzare e fare vedere di cosa stiamo parlando? Cioè, questa è una carruba top. Questa è una carruba
raccolta qui nei dintorni veramente del nostro laboratorio. Guarda la morbidezza, questa è la morbidezza, perché è recente, raccolta da poco. Com'è, è bella morbidosa. No, posso assaggiarla? Ma sì, intanto è lavata, l'ho lavata prima, quindi manine pulite. Attenzione ai semini, che ti spaccano i denti. Ci sono tappeti e carabine. Sì. Questa ha un bellissimo odore. E si vede che è fresca, perché qua ti avvicini, questa parte qui sì, è lucida. Non so se si riesce a vedere, ma è lucida, quindi si vede che è fresca. Quando è secca la carruba, ve ne faccio vedere un'altra. Questa è più antica. Ah, sì. Oh, quando la spezziamo è più scura. Eh sì. Eh sì, è anche molto dura, ecco la differenza. Sì. Caspita. E quindi? E voi usualmente usate quelle più morbide? Allora, noi ovviamente le stocchiamo tutte durante il periodo della raccolta, le mettiamo nei sacchi di juta e poi le lavoriamo da quelle più antiche a quelle più recenti, quindi in base a quanta produzione abbiamo consumiamo la carruba da quella che abbiamo raccolto più anticamente fino a quella che viene raccolta più recente. La fonte è una cosa così deliziosa, il prodotto che abbiamo già assaggiato che è delizioso, capisco come va. Vi faccio vedere, se vuoi, ne approfitto per farvi vedere la consistenza, che dici? Anche di quella più spalmabile, dopo. Sì. Ecco, questa qui è la consistenza, ecco, così uno può percepire. Crudo, questo parliamo di crudo. Ecco qua. Mai è stata cotta. Mai è stata cotta, sì, questo è crudo. 100% carruba. E ha il suo inconfondibile odore. Ma già che ci sei puoi vedere lo spalmabile? Di carruba. La carrubella. È questa? Chiamo no. Questa. Allora, questa qui, questa è la è il menù. Questo sì. È il formato più piccolino. Sì, che essendo più concentrata qualche sostanza diventa più cremoso, sì. No? Sì, avendo anche uno spazio più piccolo, quindi evidentemente le molecole tra di loro si sono più abbracciate e quindi ha una, diciamo, si esprime in maniera più densa, come qua dire. Qua parliamo di salute 100%. Ecco, vi faccio vedere. Potete che prendervi uno spalmabile che è salutare. Veramente si può tranquillamente, cioè, spalmare. Crudo, questo è crudo. E salutare, voi che mangiate tutte quelle schifezze magari perché avete... Io mangio un po'. Wow! Ho le batterie scariche. Mangiando pura salute. Sì, lo so, ma infatti... Pura vita. Noi, che lavoriamo tanto, no, insomma, siamo stanchi ogni tanto durante la giornata. Cerchi gli ATP con... E noi, questa è la nostra dose di energia. La teniamo sempre in frigo, visto che in frigo abbiamo quella aperta. Perché è la nostra dose di zucchero quotidiano. Mamma che la mangiamo la mattina, la mangiamo il pomeriggio. Cioè, la mangiamo spesso, diciamo. Inutile che ribadisco questo di salutare. Senti, per gli scettici, per coloro che dicono ma come fai a conservarlo un certo mese? A parte che tutte le analisi. Non lo dico io, lo dice il laboratorio, quindi. Però c'è la spiegazione, perché effettivamente la gente è abituata a pensare che c'è il sale, che il sale è un conservante, l'olio è un conservante, l'acido citrico, non ne parliamo, tutte quelle schifezze acide per conservare, olio aggiuntivo e cose varie. Ci sono tre motivi per cui in realtà questo può durare 18 mesi. Esatto. Se li vuoi elencare? Allora, molto importante, devo dire, che per arrivare a un prodotto che si conservasse 18 mesi e anche di più, ma noi per prudenza abbiamo messo 18 mesi, tanto non dobbiamo raggiungere la luna, c'è stato un grande lavoro dietro, un grande lavoro di ricerca, perché se ci abbiamo messo 3 anni per farlo, per far
per tirare fuori un prodotto che potesse essere vendibile e soprattutto per la shelf life. Veramente che poi c'è un grande mistero, ma il sapore e la shelf life sono due cose. Adesso si comincia a parlare anche di questo nella vedo che chef che si interrogano sul fatto che la salubrità di un alimento e il suo odore, il suo sapore siano tutte delle cose strettamente collegate. Chef life, cosa vuol dire? Vita, durata di un prodotto, ah, significa. Okay. È proprio durata, scusate, ma è... Okay. No, nel gergo si dice sempre chef life. Quello che volevo dire è che la connessione tra la durata di un prodotto, il suo sapore, il suo odore è tutto veramente collegato. Noi all'inizio avevamo un prodotto che nell'odore, nel sapore rispecchiava la sua breve durata, era veramente più in bocca, era anche molto meno morbido. Piano piano, lavorando, studiando, capendo come... Più cioccolatoso, no? Sì, più cioccolatoso, ma anche più aggressivo all'odore. Ah. E noi piano piano, capendo come dovevamo veramente trattare la carruba, lei è stata una grande maestra, cioè dico sempre che la carruba è una grande maestra, ci ha insegnato tantissimo. Abbiamo capito come dovevamo trattare. Quando siamo arrivati a un punto di sapore che ci ha convinti, era quello il punto in cui ci ha detto anche che si riusciva a conservare 18 mesi, capito? È stata una scoperta nel processo. Il primo di tutto questo però è che la massima igiene all'atto della trasformazione fa sì che avete bassissimo qualsiasi tipologia di... Quello che tu dicevi prima, mettere l'acido citrico, mettere enzimi, noi le abbiamo provate tutte all'inizio, ma il sapore che ci ridava era terribile, quindi anche lì togliamo e lasciamo la purezza, perché ho sempre pensato che lei ci avrebbe portato, una follia assoluta, però ho sempre creduto che la carruba ci avrebbe portato a capire dove poteva arrivare, capito? Perché ha così tanto zucchero che bisognava solo trovare il modo di trasformarla nel modo giusto. Allora, diciamo i tre motivi per cui si conserva. Tre motivi per cui si conserva, no? La triade. Sono l'acqua libera nel prodotto, che anche se ha questa consistenza, come dire, cremosa, sì, melassosa, però comunque ha un'acqua libera, un livello di AV, come si dice in gergo, comunque bassa, che ci permette di stare tranquilli. Non è un ambiente favorevole allo sviluppo di echi, muffin e microorganismi. Cioè, spieghiamo bene, l'acqua libera è quell'acqua che non si lega agli echi e ai muffin perché si sta legando già con altro. Esatto, e l'acqua libera è quell'acqua che magari c'è all'interno del prodotto, come in tutti gli alimenti c'è dell'acqua libera, però è l'acqua che è lasciata, è al contrario di quello che dice. Cioè l'acqua libera è quell'acqua che praticamente è resa disponibile anche per i microrganismi. Quindi se è basso quel livello, sì, se è basso, se non è, vuol dire che non è legato. Okay. Quindi la maggioranza dell'acqua non è disponibile ai microrganismi. Esatto. Quindi la maggior parte... la vostra è un 0,6-0,7. Esatto, la nostra 0,6-0,7, che è molto buono, è un valore molto buono. Esatto. Poi l'altro è il pH. Anche qui abbiamo un pH che è intorno a 5, e anche questo ambiente di pH è favorevole. E la terza cosa è lo zucchero, la grande quantità di zuccheri che ci sono all'interno. Glucosio, saccarosio, maltosio e fruttosio. E fruttosio, che fa sì che il prodotto sia abbastanza stabile. Come ad esempio lo sciroppo d'acero. Anche. Lo sciroppo d'acero è anche un prodotto che dal punto di vista chimico può somigliare, c'ha tantissimi zuccheri, c'ha più o meno 68 Brix come questo prodotto qua, sì, come Mumu, e lo sciroppo d'acero si conserva molto molto a lungo. Viene fatto crudo o cotto? No, credo che venga pastorizzato. Viene pastorizzato. Quindi qua siamo anni luce avanti. Il segreto di questo prodotto è l'estrema pulizia. Iniziale, perché se tu metti in un vasetto un prodotto pulito,
hai molta probabilità che rimanga pulito. In mancanza di ossigeno e di acqua disponibile, acqua libera disponibile, i microorganismi non si andranno a moltiplicare. Sono pochissimi, esatto. Non hanno terreno fertile e quindi diciamo che nel tempo la curva scende, quel poco che c'è scende. E l'altro segreto importante, che per cui voi avete l'esclusiva, è quello che prima dicevamo, meccanica quantistica, le onde. Che nel processo di lavorazione utilizziamo un estrattore a ultrasuoni. Quindi significa che praticamente queste onde che produce la macchina vanno a rompere la fibra e il trasferimento tra l'acqua che è il solvente e la carruba viene amplificato, quindi rilascia nell'acqua più sostanze. Cioè ti rendi conto che usa come solvente l'acqua? Sì. L'acqua che poi andrà via, quindi in realtà poi è 100% carruba. Sì, assolutamente. Cioè, quando invece in commercio come solvente usano di tutto, non propriamente salutare. Sì. Non parlo solo della branca specifica vostra in generale. Sì, assolutamente ci sono delle cose che spingono i processi di estrazione, che quindi hai bisogno di additivare, diciamo, nel solvente qualcosa che spinge l'estrazione. Quindi noi l'abbiamo fatto in maniera meccanica, perché poi alla fine la soluzione meccanica nella vita proprio, secondo me, è sempre la migliore. Come quando hai mal di schiena e ti prendi un antidolorifico invece di farti un massaggio, allungare, esatto, oppure di fare stretching, fare qualcosa. Quindi io sono per la soluzione meccanica in generale, certo, nelle cose. Così come parlavamo prima della posizione dei denti, no? Che certo, sono i pezzi meccanici col filo che togliendoli impediscono la carne, non i dentifrici, ma la soluzione chimica. Secondo me la gente si è dimenticata di usare le mani, di fare le cose in maniera meccanica. Cerchiamo sempre una soluzione che ha a che fare con l'esterno, perché non ci fidiamo del fatto che da soli possiamo fare le cose, trovare la soluzione con le nostre mani, no? Certo. Con il nostro corpo certo, già ci offre la soluzione e noi lo dobbiamo aiutare. Allora non arriviamo a fidarci di questa cosa e quindi la soluzione ci sembra sempre che ci debba venire dall'esterno, certo. E quindi così un po' per tutte le cose. E quindi usiamo l'additivo, e quindi usiamo la pillola, e quindi usiamo il sorgente. Acido cibo, per esempio, acido, zucchero. Ma devo dire. Ah, è vero, a volte usano lo zucchero come. Però lo zucchero non quello naturale, il fito complesso, il fito chimico, quello vero. Lo zucchero, il saccarosio raffinato con, non so, con la cacio, di tutto. Esatto, ma qui devo dire che anche se una persona va in un ambiente scientifico, perché all'inizio farci seguire da laboratori è difficilissimo, perché tu sei una startup che parla di un prodotto che non esiste, esatto. Mi seguite, esatto. Che ho bisogno che mi aiutate. Da chi devo andare? Ma vai dal mio vicino. E lì è stata dura, perché ad esempio nella letteratura ci sono sempre le stesse cose, quindi l'acido citrico, usa questa cosa, o i prodotti per il vino, i solfiti, che sono le cose che usano tutti per abbassare la carica microbica, certo. nelle cose che comunque hanno una facile possibilità di fermentare, sì, sì. Perché anche la carruba è facilmente, certo, questo da dove nasce, perché fermenta in maniera veramente veloce nella fermentazione. Ah, sì? Sì, se tu la porti a 24 gradi un succo di carruba comincia a fermentare, perché dentro ci sono i suoi lieviti, si porta dietro le zuccheri, lievi e zuccheri cominciano a fermentare. Quindi, quindi è facile, quindi quando vai dal laboratorio dici no, ma metti il solfito, ma metti l'acido citrico, ma metti l'acido cosa. E quindi alla fine avevamo un prodotto che lo assaggiavi. Ragazzi, aveva un sapore strano, e quindi poi la scelta è stata ok, basta, facciamo le cose togliendo tutto. E come hai fatto a interagire con questi poi dicendo ma no, perché? Devo il laboratorio si cambiava solamente abbandonava. Quando quando trovate il laboratorio, non fa proprio, lo cambiate, non dovete andare da uno che vi dice metti l'aceto. Ma in generale veramente abbiamo cambiato tantissime competenze. Io devo dire che
ogni volta che c'è qualcosa che non ci convince, la strategia migliore è il cambiamento, perché ecco, non abbiamo tempo da perdere dietro delle cose che ti portano da un'altra parte. Esatto. Quando una relazione non funziona, vuol dire che dietro c'è una relazione migliore che ti sta aspettando. Si chiude una porta e si apre. Sempre così. Sì, è così. È sempre stata così. A proposito, io vorrei far vedere una frase che vi caratterizza. Il nostro mantra. La passione rende liberi. Quindi occhieggiate Socrate, no? La verità vi renderà liberi. E sì, questa è la scoma. Sicuramente Socrate avrebbe apprezzato. Poi perché lui, essendo vegetariano, erano tutti pitagorici dell'epoca. Sicuramente. Questo è quando siamo entrati in questo laboratorio, che era una palestra. E quindi abbiamo rifatto tutto, pavimentazione, creazione degli ambienti, insomma, tutto. C'era questa parete rossa. E siccome è stato un grande momento di cambiamento di vita, alla fine la passione è stata per questo frutto, ma anche per questo progetto, che poi non sappiamo dove ci porterà, però... Hai detto che già avete idee su altri frutti, tipo il fico, tipo... Sì. Non so, diciamo... Il melograno. Il melograno. Ma anche di continuare a trasformare la carruba. Sì, diciamo che la carruba ci dà tanto da fare, perché poi dietro questo frutto ci sono mille opzioni, mille opportunità, mille strade, quindi quando abbiamo... Del cioccolato. Sì. Prima che ha fatto vedere il residuo essiccato da cui potreste... Sì, da cui possiamo fare un caffè, come dicevi tu, una tisana, quindi prima di passare ad altri frutti... C'è tanto da vogliamo esplorare. Approfondire ancora la carruba. Siamo convinti che oggi siamo appena al 10-15% delle potenzialità che può tirare fuori questo frutto. Sì, perché se tu gli togli le fibre diventa cioccolato vero, non la fava che è neurotossica, che interagisce con i neuroni in maniera negativa, portando alla demenza come tutte le sostanze neurotossiche. Ricordiamoci che 1 miliardo di umani solo sono affetti da demenza, da una fibra neurotossica. Questo. Invece tipo riesci, perché invece ci sono studi scientifici che dicono che se mangi prevalentemente crudo per almeno 8 anni si inverte la tendenza alla degenerazione. Perché è normale che a 9 anni abbiamo il massimo crudo del genere che comincia a diminuire a 9 e a 60 si è a 50%. Ah! Sì. E a 30 mi pare già verso il 10. Puoi invertire questa tendenza mangiando prevalentemente crudo, almeno 60% crudo. E con questi prodotti. Ma dove sono queste cappelle? Sono praticamente a chilometro zero, perché le raccogliamo in un campo che si trova qui a Monopoli, tra Monopoli e Castellana, saranno 10 km circa dal nostro laboratorio, ce le viene a portare direttamente lui con il camion e le scarica davanti al piazzale. E noi poi provvediamo all'insacchettamento manuale all'interno dei sacchi di Iuta per tenerli comunque sempre in una condizione ottimale, quindi non bagnate, non nell'umido, ma tenerli asciutte, che è la condizione ottimale per la conservazione. Marcisce. Noi andiamo anche a vederli durante l'anno, a vedere gli alberi, come stanno, c'è stato. Potesse. Ma magari un giorno, tra i sogni, quello di fare un parco... Sì. Un parco di carrubi. Sì, sarebbe bello anche creare un po' di cultura portando le persone in un campo pieno di carrubi, raccontare la storia di questo frutto. E quindi è che sono turisti. Ah, sì, fagli apprezzare anche. Tutti pensano anche agli olivi, senza da togliere che l'olivo è un albero meraviglioso, soffritto anche, ma c'è tanto altro, la carruba. È un albero che secondo me in bellezza è monumentale, è bellissimo. No, ma la sua chioma diventa molto grande. Sì, sì, è un albero ancestrale. Esatto. Anche gli olivi invece non mi rispetto. In generale non mi rispetto. Può darsi. I fichi? Il fico è un'altra risorsa bellissima della Puglia. Magari?
è pieno di proprietà nutritive e ha qualcosa a che fare anche con il benessere intestinale, cosa che anche la carruba ha, perché le fibre che ci sono, gli antiossidanti, ci sono degli studi scientifici fatti che addirittura portano all'uso della carruba per il tumore al colon. Però io sono sempre molto cauta, però sappiamo, però sappiamo che di nelle diete dimagranti non consigliata per carruba, no? Sì, perché la carruba per l'alto tenore di fibre aumenta il senso di sazietà tantissimo, e questo è il motivo anche per cui consumiamo tanta carruba, perché quando è fame c'è l'attacco di fame. Non mi sembrano le classici obesi del mangione. E siamo due mangioni garantiti. Ma tantissime proprietà, non ultima si utilizza per le sorprese antitussivo anche la carruba. Antitussivo, cioè quando hai contro la tosse. Si venivano fatti dei decotti, delle tisane, perché proprio ha la dilenire, ha la caratteristica di lenire l'infiammazione. E il fatto della sazietà ci dice anche che in Medio Oriente è utilizzato durante il periodo del Ramadan, proprio per questo motivo. All'alba e al tramonto, secondo il finto digiuno che viene fatto. Esatto, loro per combattere il senso utilizzano la carba, fanno delle tisane, fanno la carba spezzettata. Sì, abbiamo visto dei video dove rompono la carruba e sì, fanno quello che dici tu. Non capito se è una tisana calda, ma eh sì, una tisana calda, perché poi zuccheri della carruba ci lasciano caldo, altrimenti è legnosissima e non succede nulla. Allora, questa è la nostra confezione media del puro di carruba. Poi facciamo anche un formato da 700, veramente per pasticcerie e ristoranti che fanno un tipo di cucina un po' vegana, un po' crudista. Poi non so se abbiamo parlato del fatto dell'indice glicemico. Vero. L'avete segnato? Ecco, sì. Su questo prodotto abbiamo riportato il valore dell'indice glicemico, che è 15, da una scala da 0 a 100. E mi dicevate quindi, che sotto il 50 viene considerato già basso. Già può essere considerato. Quindi voi siete un prodotto a basso indice glicemico. E, questo noi lo possiamo scrivere in etichetta perché ci è stato certificato dall'Università Federico II di Napoli. Quindi possiamo riportare il valore in etichetta. Esatto. Ovviamente è gluten free, come tutti i frutti. Abbiamo scelto di non scrivere solo basso indice glicemico, come fanno tutti. Addirittura. Mettiamo il valore. Ma cioè allora dovreste dire estremamente basso. Ma tanto, voglio dire, la differenza estremamente basso, basso. Io ho detto mettiamo il valore, tanto chi lo sa che cosa stiamo dicendo. Anche chi non lo sa, che vede che una polpa di un frutto molto zuccherino c'è scritto basso indice glicemico, lo capisce. Esatto, nel nostro senso, il senso di questa cosa era per le persone che hanno problemi di diabete oppure sono insulino resistenti, comunque fanno una dieta, perché comunque se sei a dieta dovresti cercare di tenere la glicemia bassa, in generale sempre, però sappiamo che la glicemia in realtà arriva dagli amidi. Si fanno bombe di amidi, gli amidi sono dei glucosi, no? Tutti intrecciati, che già per digerirli stai sprecando tutta l'energia del tuo corpo. E non è certo una frutta che ti porta al diabete. Perché esattamente, vabbè, però oggi sta cambiando anche l'approccio al diabete, sta un po' cambiando, speriamo. Insomma. Almeno, forse per le persone un po' più informate, per il resto. È l'unica di manda biologia. Vogliamo dire bene questo, forse non l'abbiamo fatto vedere? Questo è un esperimento, ma è tuo. Sì, perché lui è quello che ogni tanto, nei nostri momenti di relax, che non ci sono mai, perché continuiamo a parlare di lavoro, dice, ma perché non facciamo questa cosa? Sì, questa è la polpa, essiccata di carruba, quindi che viene fuori sempre dal nostro processo, quindi è la parte, diciamo, che è non scartata usate, rispetto non usate, sì. Sì. Carottata rispetto al mumu, quindi è una parte comunque ricca di fibre, privata di una gran parte di zuccheri che sono finiti qui dentro. E noi questa, anche se lo chiamiamo scarto, diciamo attualmente lo conferiamo in realtà a un agriturismo più vicino per darlo ai nostri amici animali. Ok? Quindi i cavalli che sono ghiotti
della caruba, quindi comunque abbiamo un circuito chiuso, però l'idea è quella di utilizzarla anche per noi umani, quindi questa, oltre ad essere una farina senza glutine, l'idea è quella di creare anche un caffè di caruba. Un vero caffè, ricordiamo che il caffè che vi vendono vi alza l'ormone dello stress a palla, più del freddo, come il freddo. Mentre questo sarebbe un caffè super salutistico. Sarebbe un caffè super salutistico. Sbaglio anche crudo, finché non cuoce il caffè. Assolutamente, questo non ha un processo di tostatura, ma come tutto il processo è un processo acuto. Quindi, ricordiamo che la tostatura è cancerogena, non sarebbe cancerogeno. La difesa del caffè. Non sarebbe cancerogeno. Sì, tutto crudo, quindi noi teniamo tutto a bassa temperatura durante tutto il processo. È stata proprio una fissazione quella di non depauperare la caruba. Un prodotto, diciamo, manipolato, più salutistico del vostro? Ci abbiamo messo 3 anni a tirarlo fuori, però almeno è servito a qualcosa. Sì, cioè, l'olio di nocciolato, l'olio di avocado, posso pensare, se lavorate a freddo, ma un prodotto così manipolato come il vostro, che sia ancora salutistico, che non abbia modificato le qualità organolettiche e tutto quanto, io non so se c'è al mondo. No, non c'è. Noi speriamo che arrivi per molto tempo. Speriamo che vi ingrandiate, così che molti più umani possano beneficiarne, il loro encefalo possa beneficiare di sostanze. Guarda, questa è la nostra mission. La nostra mission, sì. E noi vorremmo veramente diventare... Qua è in tutta l'area circostante. Ma sì, noi ci piacerebbe... In un altro modo, insomma. Diventare un prodotto commerciale, passami il termine, ma nel senso di diffuso, capito? Perché crediamo veramente che prodotti come questo, magari sono relegati a una piccola nicchia, perché non possono soffrire ancora di economie di scala, non hanno quella potenza economica di avere grandi impianti. Si basano su internet, sul... Esatto, e quindi si basano su una crescita organica. Anche noi vogliamo essere organici nella nostra crescita, abbiamo fatto delle scelte per crescere con le nostre forze, piano piano stiamo facendo i nostri passi. Anche perché, voglio dire, quando fai una cosa ti entra dentro, non puoi non essere coerente per noi. Il massimo sarebbe un bel ettaro di piantagione di caruba. Un giorno avere un ettaro di piantagione di caruba, perché sarebbe top, perché tu fai cultura nel territorio, con le carube le lavori e diventano la tua fonte di approvvigionamento, e quindi è tutto un ciclo che veramente vai a chiudere. Esatto. Sarebbe veramente stupendo. Però noi piano piano mettiamo i nostri passetti. Ecco, oggi ci siete qui voi che ci aiutate a fare diffusione, quindi noi già siamo grati. Il mondo vegan fruttariano spero che trarrà i dovuti benefici, perché i fruttariani che ci seguono hanno già capito. I vegani che ci seguono magari si escono anche dal cibo vegano spazzatura per entrare in un cibo vegano fruttariano top. Sarebbe bene, anche, soprattutto se sono animalisti, perché essi stessi sono animali, quindi dovrebbero essere tutti animali. Giusto, prima di tutto. No, uguale, in ugual modo. Non sono vegetali, non sono animali. Esatto. Esatto. Tu che dici? No, è quello che diceva adesso la mia socia, compagna, siamo allineati, noi condividiamo un sogno, passo dopo passo cerchiamo di realizzarlo. E sin dall'inizio, diciamo, la nostra idea era quella di creare un'educazione alla sostituzione di un prodotto, diciamo, che subiva una lavorazione chimica, quindi complessa, o quei prodotti con la lista degli ingredienti che non finiscono mai, e fatte magari anche di termini poco, diciamo, poco conosciuti, e creare dei prodotti comunque fatto di 1, 2, massimo 3 ingredienti. Nel caso particolare noi parliamo di un solo ingrediente, la caruba, quindi qua abbiamo raggiunto proprio diciamo l'ottimum, e quindi noi quello che è anche perché tutti i nostri, cioè questa è, diciamo, la matrice da cui poi nasce tutto il resto, tutto quanto nasce da qui, e questo è stato, diciamo, l'inizio. La mamma dal pur di caruba. Sì. Tutto nasce da qua. Tutto da qua, perché anche... Quindi si può dire che il prodotto fruttariano
poi, sì, poi si espanso. Esatto, sì, si è espanso come, come i rami di un albero, di una pianta. Sì, sì, lei è la mamma di tutto, l'albero, l'albero madre. L'albero, esatto. Di tutto quello che poi viene dopo. Però il nome in particolare da cosa? Vabbè, quindi, se si può dire. Sì. Ma, ovviamente poi la ricerca da... di un nome di un prodotto nasce anche un po' dall'estemporaneità del momento. Quindi diciamo che qua c'è una parte diciamo più razionale legata al fatto che comunque assomiglia un po' a un mu, diciamo tra, esteriormente, quella, esteriormente questo è il colore, il colore, sì, anche come densità, quindi questa è la parte razionale, la parte un po' pazza nostra che è qua. Si dice, spesso si dice mo per dire adesso, l'istante, ah, la il presente, sì, sì, sì. Mu ci sembrava un momo, il momo della carruba, quindi del qui ed ora. Sì, un po' abbiamo combinato qualcosa che ha a che fare con noi, il nostro essere sempre focalizzati sul nostro presente, sul momo, l'adesso. Qui e ora. Il qui e ora, esattamente. Certo. Quindi qui e ora stando bene a livello psico e fisico. Sì, ci si prova. Ci si prova. Se mangi qualcosa che ti va nel sangue e che non ti fa danno, ma addirittura ti agevola a smaltire i danni che hai fatto in passato, e più qui e ora di così. Sì, esatto. Quindi abbiamo il nome, si porta dietro questa cosa, si porta il qui e ora e poi un fatto estetico, solamente che assomigliava al caramello, cioè, al di quando eravamo piccolini. Certo. Quindi abbiamo unito le due cose e siccome era carino anche nel suono, Mumu è rimasto così. Dessero questo i bambini invece che batte vaccino. Per i bambini è super consigliato, anche antidiarroico per i bambini. Ah, sì, infatti alcuni pediatri consigliano la carruba nei problemi di diarrea. Sì. Scusa, non è molto bello. No, c'è scritto nel sito vostro. Sì, 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 cioè, sì, l'abbiamo scritto. Allora nel sito hanno tutto sulla carruba. Storia, proprietà chimiche, nutraceutiche, tutto complesso abbiamo messo, un po' di tutto perché poi non ci si può limitare a fare un e-commerce, no? Bisogna anche fare un po' di informazione, ma è uno dei siti di vendita più che noi abbiamo studiato tanto su sto prodotto, poi guarda c'è un problema secondo me che magari noi cerchiamo di comunicare le cose che sappiamo, ma secondo me tante aziende dietro anche una pagina web che è stata costruita con criteri commerciali, c'è sempre tanta cultura, tanta conoscenza. Sì, a volte però è legata nella barra degli strumenti. No, voi iniziano la barra degli strumenti, già c'è tanta di quella roba da studiare. Io me lo sono detto tutto bene prima di venire qua oggi. E è molto a 360 gradi, nel senso che io sono un cultore della multidisciplinarità, non esiste la monodisciplinarità. E voi in quel vostro sito parlate non solo della storia e delle proprietà e anche degli effetti benefici, quindi a livello multidisciplinare. Certo. Noi abbiamo infatti messo online il sito prima ancora di iniziare a prendere il prodotto, noi già dal 2019 avevamo il sito, 2019 forse 2020, dove i prodotti ancora non esistevano, ma c'erano già tutte le pagine relative alle informazioni sulla carruba, perché prima abbiamo, nella fase dell'esperimentazione comunque per noi era importante farci conoscere e far conoscere la carruba, il carrubo e la carruba soprattutto. Poi successivamente ovviamente sono venuti i prodotti e quindi c'è anche la pagina. Che prodottone! Questo è il Mumu. Questo è 700 grammi per veramente. Sì, diciamo che vendete anche dal sito, però. Sì, sì, veniamo anche dal sito, abbiamo e-commerce. E chiudiamo dicendo bene bene come si chiama il sito, con tutte le lettere giuste. Naturaumana.it, attenzione, natura umana con l'H. Umana. Punto perché viene da Human. Comunque scrivendo su Google, sulla barra poi di Human arriva la mano, no? Vero. Dovrebbe essere questa la comunque scrivendo natura umana su Google dovrebbe essere natura umana con la umana, H con l'H davanti, prima della oppure la signora delle carrube. Ah, anche la signora delle carrube. Comunque se scrivete la signora delle carrube vi porta su natura umana, cioè era sempre, perché è un po' il raccolto
quello che facciamo è diventato la signora delle carrube, per essere un filino meno istituzionali, sì, ma un pochino sopra le righe. Esatto. E, c'è un po' di quello di voi sotto traccia. Sì, sotto traccia. Poi dietro le persone si appassionano alle storie dei prodotti. E quindi in qualche modo bisogna trovare il luogo per raccontare, esatto, cercando di tenere a bada il proprio egocentrismo. Quindi cerchiamo di far ballare quello che facciamo, però di metterci anche il nostro spirito, perché poi i nostri prodotti parlano di noi, quindi da qualche parte avevamo voglia di raccontare anche le nostre storie. Esatto, spero che farete altre interviste con noi se ricassiamo la Giulia, perché ormai vi cercate in TV, quindi magari fate il salto. Eh sì, adesso però poi ci siamo, che un angolino per noi. Vi aspettiamo con piacere. Sì, tornate a trovarci quando volete. Fruttariani, fatemi sotto. Non vegani anche. Scriveteci, qualsiasi cosa. Diciamo bene, allora c'è la pagina Facebook. C'è la pagina Facebook che si chiama Natura Umana. C'è l'underscore Happy Food, però se uno scrive Natura Umana sempre con la H, sempre con la H. Poi Instagram uguale Natura Umana, cadono i canati. Avete YouTube? Sì, abbiamo YouTube dove carichiamo sempre Natura Umana. Umana. Sì. E cos'altro? Email è info@naturaumana.it. Ciao Silvia. Ciao Silvia. Grazie che ci hai fatti conoscere. Grazie di averci fatti incontrare. E buona caruba a tutti. Buona caruba. Viva la caruba, come dicevano. Viva la caruba.